Benvenuti a questa edizione notturna delle notizie del giorno. Salvini esclude altro governo e spinge per il voto subito. Alleanze, prima date elezioni, poi vedremo. Il leader della Lega sento toni simili tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Nessuno si inventi un governo inaccettabile per la democrazia. Niente giochini, si voti il prima possibile. E mi candido Premier per chiedere agli italiani pieni poteri. La Lega accusa Conte assente in Senato sulla TAV, depositata la mozione di sfiducia. Viene depositata questa mozione perché nell'ultimo colloquio tra Conte e Salvini ha chiesto appunto al Presidente del Consiglio di andare a rassegnare le dimissioni dal Presidente della Repubblica Mattarella e Conte ha risposto no, se devo andare via deve essere il Parlamento a sfiduciarmi. Quindi nel testo la censura al Premier non è venuto per ribadire la posizione favorevole del governo sulla Torino-Lione, convocata lunedì la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama per decidere sui tempi della votazione. Martedì quella della Camera su richiesta di Conte. Salvini richiama a Roma tutti i parlamentari. Movimento 5 Stelle, Salvini è un giullare, nessun inciucio con il Partito Democratico. E Di Maio lancia la sfida sul taglio dei parlamentari. Il capo dei 5 Stelle dice: se hai coraggio, supera le pressioni di Berlusconi e dei tuoi alleati. Tagliamo 345 poltrone e risparmiamo mezzo miliardo di euro. Se il DDL venisse calendarizzato, si rallenterebbe il percorso verso le urne. Casaleggio dice: il leghista gioca d'azzardo con la vita degli italiani. Fraccaro dice: Luigi candidato, non ne abbiamo parlato. L'effetto crisi affonda la borsa, lo spread sfonda i 240 punti. Fitch, l'agenzia di rating, conferma il rating dell'Italia BBB. Piazza Affari la peggiore in Europa, chiude a meno 2,49%, a picco i bancari. L'agenzia di rating si augura un governo stabile e ipotizza che l'IVA non aumenti ma che arrivi la flat tax. Il tesoro fa il pieno all'asta dei bot, buoni ordinari del tesoro, il rendimento sale. Collocati tutti 6,5 i miliardi di titoli annuali offerti. Il tasso in rialzo di 17 centesimi a 0,107. Dazi, Trump, non siamo pronti ad accordi con la Cina. Nuovo attacco alla Federal Reserve. Strangola l'economia, tagli i tassi di un punto. Wall Street reagisce estendendo le perdite. Germania, economia in sofferenza, l'export cala dell'8%. Altro segno di rallentamento della locomotiva tedesca, il surplus commerciale si contrae. Passiamo ad Hong Kong, sale l'impazienza della Cina, linea dura di Lam. L'ambasciatore cinese a Roma dice: Pechino non starà a guardare. Richiamato in servizio il funzionario di polizia che represse la protesta degli ombrelli nel 2014. Inizia il weekend più caldo dell'anno, punte di 40 gradi. Domenica bollino rosso a Roma, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia e Rieti. Per l'ultrà ucciso, funerali privati, motivi di ordine pubblico. La sorella di Diabolik ricorre al TAR contro la decisione della questura. Grazie per aver seguito questa edizione delle notizie del giorno e vi rimando alla prossima. Arrivederci.